Ciao a tutti, sono Gianluigi e questo è il mio terzo video, un altro video haul su acquisti che abbiamo fatto ieri, un altro giro di shopping insomma. Siamo andati un'altra volta al Franciacorta Outlet Village perché dovevamo fare un reso in realtà e dovevamo portare indietro una cosa che avevamo preso settimana scorsa in un negozio di casalinghi e quindi io ne ho approfittato per fare altro shopping visto che non mi sentivo ancora appagato del tutto, avevo ancora voglia di comprare qualcosa che poi farò vedere e lo tengo per ultimo. Inizierei quindi con il far vedere cosa abbiamo preso partendo appunto da questo negozio di casalinghi che è la Lagostina e abbiamo preso intanto una bilancia pesa persone che quella che avevamo era svampata, non funzionava più, ho provato anche a cambiare le pile però non c'era più niente da fare, era proprio andata. Poi un set di pilottini per muffin colorati che li abbiamo finiti visto che sforniamo muffin in quantità industriale, li usiamo per la colazione eccetera, ci vengono anche bene, poi magari faremo anche una video ricetta sui nostri muffin preferiti che sono quelli con il cioccolato bianco e le mandorle, magari con un po' di Nutella sopra tipo cupcake. E poi l'ultimissima cosa presa in questo negozio è un mini aspirapolvere manuale per togliere le briciole dal tavolo, visto che ogni tanto qualche briciola cade, anche se siamo molto ordinati e puliti, vogliamo provare l'ebbrezza di questa cosa dell'aspirapolvere a mano, che immagino che si passi così e mangia tutto, poi vedremo se funziona bene, faremo una bella review di questo articolo. Poi all'Adidas ho preso un po' di scarpe. Allora, inizio con queste che sono verdoni col pelo dentro invernale, no, intanto non avevo nessun paio di scarpe verdi, adesso uno ce l'ho, quindi se poi comprerò qualcosa di verde magari ci si abbinerà benissimo. Poi sono appunto invernali e intanto non fa ancora un gran freddo, anche se siamo in inverno, però prima o poi il freddo arriverà e queste mi tengono caldo al piede visto che io sono molto freddoloso. Il modello è da sneakers normalissima, non c'è molto da dire. Queste mi sembra che venissero 20 euro, ma ho ribassate forse da 80. Poi, sempre all'Adidas, un altro paio di scarpe. Queste in realtà mi piacciono un po' di più. Queste 35 euro ribassate da 120. È un colore saloso questo, cioè sono praticamente beige. A me una volta il beige non piaceva perché mi sembrava troppo neutro, invece col tempo poi è iniziato a piacermi. E ieri, stranamente, invece queste non piacevano tantissimo a Sara. All'inizio le preferiva di un altro colore, un grigio con le strisce blu. Solo Infatti sono sarose perché a me di solito piacciono i colori neutri come il beige, Sì, per sì, questo sì, sì, sì. sarose. Infatti a Sara piace il beige di solito, e ieri invece è successa questa cosa strana che sembrava preferire un altro colore. Poi alla mandarina Duck, Sara ha comprato una borsa, questa ribassata da 165 a 35 euro, bella cattivamente morbidosa, con la sua tracolla quindi anche comoda. A me non piacciono le borse con le maniglie perché mi sembrano scomodissime. Poi tadam, prese le scarpe verdi, preso il maglioncino verde che così ce lo abbino alla Benetton, un maglioncino verde con anche un po' di giallo, quindi non è proprio un verde pesante che a me non piace tantissimo. Questo 19,90 ribassato da 60 euro mi pare, non ricordo di preciso. Poi un paio di ciabatte pelucciose, che questo non sono proprio un articolo da shopping, però mi piacevano. Queste ribassate da 17 a 7 euro, le ha prese uguali anche Sara. Infatti queste sono beige, proprio il colore saloso, perché giusto appunto a lei piace molto il beige. Poi penultimo articolo, visto che ieri era solo uno shopping di riparazione, diciamo, siamo stati rimandati in shopping e quindi abbiamo recuperato così, un paio di jeans bianchi di Calvin Klein, questi 27,50 euro, ribassati da non si capisce, comunque credo 110 euro. E poi l'ultimissima cosa, che è il motivo per cui io volevo assolutamente fare shopping e che mi era rimasto
tutta la settimana come cosa che avrei voluto comprare un paio di Timberland boots neri bellissimi. Questi li volevo da un sacco di tempo, in realtà volevo lo yellow boots, poi ho visto questi e mi sono piaciuti molto di più, sono effettivamente più carini secondo me. Questi costano un po', magari il prezzo non lo dico, però sono ribassati da 230 euro, quindi ho speso un pochettino, però ho comunque fatto un ottimo affare, credo. E poi mi piacciono, quindi li avrei presi anche se fossero costati un po' di più, credo, perché proprio questi li volevo. Ieri praticamente siamo andati solo per questo, anche se non avessimo dovuto fare il reso, io li volevo. E basta. Ho fatto vedere tutto quello che abbiamo preso, per il momento non c'è altro, quindi... saluto. Ciao!